say, for example, Oedipus belonged to another family, to Lavrakidis family. Well, what did he make Oedipus? There is an oracle from the god that he going to kill his father. That's why Clytemnestra, Iocasta, say to go to give him to a shepherd in order to kill him, in order not to be this crime. But this, she wants to do something, but the destiny says something else. The shepherd don't kill him and send him to another city. After years, he met his father going to Delphi, and he killed him. And he went to Thebes and solved an enigma of Sphinx, and he married his mother. He wants to make something else, but the destiny say what the destiny say and going somewhere else. So who is the cause and the guilty for all these things, the human or the destiny? So you see, I saw this beautiful painting here. I suppose that somebody of you painted, okay? And it is very tragic. Who painted it? Not you, but who? Somebody named Picasso. No, the script Corso Serale. Okay, but I will mention about Pablo Picasso's Guernica, okay? And if you see this animal there, it is a tragic expression. And this animal there, and the other one, and the human beings all around, and this one mostly, wondered who is guilty for this disaster. What did I do when it was a small village, okay? And who is guilty? Who punished me for what? Well, we, as an artist, whatever we do, we have to solve more or less again and again this very big dilemma. And every era, every age have a big dilemma like this. And probably if we discuss with each one of you, we will say something different. For me, dilemma, this dilemma, existential, philosophical, tragic dilemma, is probably something different. For you, is something different. And with your art, you have to give an answer. For this time, tomorrow it will be something different. You will try again and again and again and again. Okay, this is the cause that you want to express something. You know or you don't know. If you ask me, I will say that, probably I will be amateur if I want to give an answer on this, but for our age, well, the human beings make a civilization like this, technology, going to the moon, but do all this civilization that we have, and this civilization now is against us. Look how many people in all around the world killed every day, in Syria, in Lebanon, here, there, in Africa, so many refugees to come from there in order to make a better life. Well, this is more or less a result from our civilization. Our civilization didn't give an answer in order the simple people to live and to have a good life. This is a tragic thing, for my opinion.
probably you have something else to say. Allora, credo che ognuno di voi potrebbe rispondere a quello che ha posto come questione. Ha posto la questione non del mondo antico, ma del mondo di oggi. Guardando Guernica di Picasso, naturalmente il tema è la guerra. Come Picasso ha fatto quest'opera dopo la distruzione, il primo bombardamento, lo sapete, un bombardamento che era stato fatto appunto dai nazisti e dai fascisti insieme per colpire questa piccola cittadina che non se l'aspettava, in una mattina di primavera viene completamente distrutta, e ecco, in Europa fu enorme perché era la prima volta che succedeva, era una specie di prova per la seconda guerra mondiale. Picasso ha reagito in questo modo, ha rappresentato tragicamente animali, persone, mamme con i bambini morti, soldati morti a terra, quindi con i suoi strumenti. Il tema della tragicità, quindi ogni epoca lo vive e lo interpreta, lui gli stava dando un'interpretazione sua personale del mondo di oggi e rifletteva sul fatto che la nostra tecnologia così evoluta non sta aiutando il mondo, perché ci sono persone che muoiono tutti i giorni, nei teatri di guerra naturalmente, come la Siria, il Libano, lo sapete benissimo, tutte le problematiche internazionali quanto gravi sono, oppure per la povertà in Africa, nelle zone dove non si può più mangiare per le carestie, e quindi tutto questo progresso scientifico e tecnologico che però non aiuta a vivere meglio. Quindi per lui, giustamente, lui dice la questione è totalmente aperta. Di chi è la responsabilità? Perché i greci mettevano il destino, quindi la volontà degli dèi, incrociata con quello che gli uomini fanno. E noi oggi che risposte potremmo dare? Lui ha detto, probabilmente ognuno di voi, se ci riflette, dà risposte diverse a questa questione. Ma gli artisti si interrogano in ogni epoca e reagiscono mettendo, vedete come fa Picasso, davanti agli occhi quello che dentro di loro risuona.